Nel carcere di Enna, realizzata un'area giochi per i figli dei detenuti, uno spazio dove condividere il tempo durante le visite nell'istituto di pena. Un'area giochi all'aperto dove i detenuti possono giocare con i propri figli. È l'iniziativa lanciata dall'Unione Italiana Sport per Tutti nel carcere di Enna. Seguiamo Fabio Butera. L'ultimo figlio di Gaetano è nato 2 anni e mezzo fa. Era già in carcere ed allora gli unici momenti che può condividere con lui sono quelli all'interno della casa circondariale Luigi Bodensa di Enna. Forte, abbraccia papà. Non l'ho visto nascere il piccolino e magari con lui sto creando degli affetti più importanti qui. Ma con gli altri due, diciamo, già c'era una sorta di complicità. I bambini ci danno quella forza, quel potere di affrontare tutti i giorni. Ora i figli di Gaetano e quelli degli altri detenuti potranno venire a fargli visita in uno spazio più accogliente, meno traumatico rispetto alla tradizionale sala incontri. È un parco giochi che sembra che sei in una villa fuori e anche loro si sentono liberi in questo momento di abbracciare i propri bambini. Qui potranno trovare libri animati per tutte le età, altalene, fogli per disegnare, ma anche palloni e porte con cui giocare a calcio. Uno spazio dove poter fare i papà, ruolo che la detenzione mette a dura prova. Lo sanno bene mogli e compagne. Per i figli è sempre una mancanza, è un vuoto, qualcosa da difficile da poter colmare naturalmente, quello sì. Una fa di tutto per non farglielo pesare. Legame di genitorialità che a volte ha bisogno di un supporto. E così, grazie al progetto Giocare per diritto di WISP Sicilia, finanziato da Impresa Sociale con i bambini, i detenuti hanno anche potuto partecipare a dei laboratori sulla genitorialità con un team di psicologi. Per dargli quell'affetto che in questi anni ci è venuto a mancare e recuperare tutto il tempo perso e restaurare un rapporto d'amore. Quando magari vedi la bambina che ti dice papà dai coloriamo insieme, disegniamo insieme, sono già momenti proprio inspiegabili.